Ciao, c'è ormai la quintomillesima volta che registro per varie questioni. Comunque, al di là di tutto, se queste recensioni le vedete un po' più lampo di R Flash questa settimana e la scorsa, è perché mi sto dedicando corpo, testa, anima, quello che volete, alla realizzazione dei riassunti di Kingdom Hearts, la mia saga videoludica preferita. Veramente il mio cuore batte ogni singolo istante per Sora e i suoi amici. Vorrei che deste un'occhiata a questi video, pertanto, nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, dategli una possibilità, aiutatemi per favore. E poi, metti mi piace a questo video, dai, metti mi piace ora, metti mi piace, se no non inizio a parlare. L'hai messo? Vai, mi fido, voglio fidarmi, ok? Però speriamo che sia andata così. È un supporto che mi serve. Ok, partiamo dall'inizio. Ragazzi, l'attore che fa Cicada, secondo me, è veramente scadente, è quasi ridicolo. Ora, mi sono fermato, soffermato sulla Benoist più volte, sulla Panabaker più volte. Ma indubbiamente quello che fa Cicada è proprio scarso. Non puoi avere sempre questa espressione. Sia quando vai al bagno, quando cucini, quando sfogli i giornali, quando ammazzi i nemici. È veramente ridicolo, dai. Almeno questa è la mia opinione. Poi non pretendo di professare oggettività. Oltre a questo, invece, differentemente, volevo proprio dire, a proposito di valutazioni interpretative, che la Panabaker sembra essere migliorata veramente tanto. È proprio brava ultimamente, sia quando fa Caitlyn che quando fa Killer Frost. Anzi, proprio la differenza tra le due mostra che è dotata di una versatilità non indifferente che in passato non solo non avevo notato, ma che probabilmente non veniva fuori allo stesso modo perché il suo personaggio aveva meno spazio, in particolar modo forse nella precedente stagione, e perché la stessa Panabaker non dava interpretazioni di questo calibro. Interessante la violenza, pura, dura, va benissimo. Questo dimostra che forse da un certo punto di vista si vuole superare il solo target dei 14enni, dei 12enni, che per l'amor del cielo non sto insultando, però sto dicendo che questo prodotto dovrebbe puntare ad un numero di individui particolarmente vasto che conti al suo interno anche persone più grandi. Ecco, questo è il concetto. L'episodio quindi è molto ricco, in generale adesso vedremo anche perché. E soprattutto privo di inutilità, non ci sono istanti digressivi che non servono a una mazza e che servono soltanto a riempire il minutaggio. In questo caso, per fortuna, questo non è accaduto. Anzi, dove sta il vero difetto della puntata che purtroppo mi fa scendere un po' con il voto? Nell'editing ed in generale nella compressione della stessa, cioè. C'è un passaggio da un'inquadratura ad un'altra veramente troppo rapido, a volte non hai la possibilità neppure di guardare gli occhi del personaggio perché già cambia l'inquadratura ed è fastidioso, mette ansia, non lo nego. Sarò io una persona ansiosa, questo nessuno lo mette in dubbio, però mi sembra che anche il prodotto sia ansiogeno, ok? Quindi crea ansia perché è troppo rapido. Allo stesso modo, ci sono troppe scene in 41 minuti che in questo caso sono troppo pochi. E purtroppo non è un difetto da poco, perché secondo me i più attenti si saranno resi conto che a volte è come se ti perdessi delle parti, perché è tutto troppo rapido, troppo, troppo come un fiume in piena. Ok, dopo di questo ho scritto un po' di roba perché ne ho da dire di cose su questa puntata. La recitazione e l'editing, quindi nel complesso, sono veramente buone. Stavo dicendo, mi è piaciuta anche Iris, mi è piaciuta anche Nora. Questo giro che generalmente non apprezzo, attenzione, non mi è piaciuta come personaggio, vedremo adesso perché. Ma mi è piaciuta molto come attrice, quindi non Nora, ma Jessica Parker Kennedy, se questo è il suo nome, se ricordo bene. Però non mi è piaciuto affatto come ha interpretato la scena della rottura della spina dorsale. Ha fatto un gesto, no? Un'espressione che non mi ha convinto, e anche l'editing stesso in quell'istante secondo me ha funzionato particolarmente male. Belli gli indizi che hanno unito per arrivare appunto alla lista di Cicada, per capire come Cicada stesse agendo, chi Cicada stesse prendendo di mira. Sono indizi seguiti con attenzione, con una certa gradualità, quindi diciamo che c'è stato un certo realismo nel riprodurre quella scena. Mi è piaciuto il fatto che Cecile sia stata veramente utile, che non sia stata fastidiosa, che abbia fatto un paio di battute che abbiano sdrammatizzato il tutto lungo il finale di puntata, diciamo, a colloquio con il capitano Singh. Mi è piaciuto anche il fatto che il capitano Singh abbia avuto il suo spazio, e qui, come dice Prezzo più volte, è uno di quei casi in cui la gestione dei personaggi, che sono tanti, è stata veramente realizzata nel migliore dei modi. Ok.
Quindi, per esempio, in base a quanto sto dicendo, la storia di Norwalk, bella la storia di Norwalk, breve ma intensa, ci ha spiegato come mai per lui non va bene essere un metaumano, e questo dà anche un attimino più senso a quanto Sisko stava proponendo. Ci sono delle persone che in effetti hanno necessità di abbandonare i propri poteri, di rinunciare ai propri poteri, perché rappresentano più un peso che altro. Per fortuna Caitlin non la pensa in questo modo. Barry è più forte senza velocità che con la velocità. Da un lato questo è imbarazzante, ma non è un difetto della puntata, perché invece per la prima volta il protagonista non prende botte a prescindere, ma le dà anche. È veramente ottimo. Anzi, lo dico in questo istante, visto che già mi trovo, un Barry finalmente impazzito, arrabbiato, cazzuto, che ce la mette tutta per raggiungere il suo obiettivo, che quasi è disposto ad uccidere. È terribile, certo, però è realistico e dà anche tono al nostro protagonista, che per troppo tempo era stato messo in disparte a favore di secondari veramente, e dico veramente, troppo noiosi a tratti. Per quanto riguarda Laura, stavo dicendo, il personaggio non mi è piaciuto particolarmente perché si è troppo disperato. Attenzione, ascoltatemi un momento, è terribile ricevere una botta come quella, anche nel caso in cui gli effetti poi che provengono dalla botta stessa siano limitati nel tempo. Questo nessuno lo mette in dubbio, però sapendo che da lì a poche ore ad un giorno guarirai, devi anche tener conto del fatto che non è una tragedia immensa. In che senso? Ripeto, è doloroso, i genitori stanno male, va bene, li vedi piangere, stai male anche tu, però sei un'eroina, dovresti già aver sperimentato delle cose del genere, o dovresti sapere che cosa succede quando ti accadono cose del genere, saperle sopportare un pochino di più. Lei invece sembrava che stesse per morire, ok? Cioè, se andiamo nel concreto, la durata del suo dolore, della sua paralisi, tra virgolette, è stata più o meno quella di un'anestesia spinale. Insomma, penso di avervi chiarito più o meno un po' le idee, avervi fatto capire perché non mi piace il suo comportamento estremo, che è giustificato, però secondo me è un tantino eccessivo. Sherlock, per quanto mi riguarda, è veramente fenomenale. Questo perché è fenomenale Tom Cavanagh, se ci fate caso, quando lui c'è, anche l'inquadratura si sofferma di più sul suo volto, perché è veramente il caso di immortalarlo. Una singola ruga e un singolo movimento dei suoi zigomi già cambia completamente la sua espressione, da un'altra idea, perché Kavanagh è veramente bravo. Kavanagh sa usare le micro espressioni, Kavanagh è veramente un attore, è come si deve. Due frasi, tre orgasmi da parte di Sherlock. Interessante, misterioso, intelligente, sa parlare, sa porsi, sa fare tutto. Questo perché lo sa fare Kavanagh, questo perché hanno scelto un personaggio interessante come nuovo Wells da inserire all'interno di questa stagione. Ottimo anche Ralph, che ha saputo dare perfettamente il suo contributo. Non scherzare, non fare battute fuori luogo, in questa stagione mi sta piacendo veramente tanto. E poi la collaborazione tra Killer Frost e Barry è veramente l'apoteosi, fatta proprio nel migliore dei modi, con i poteri che si incrociano alla perfezione, ma ancora prima dei poteri, con i pugni di lui e il ghiaccio di lei che si incrociano alla perfezione, con lei che blocca il potere, tra virgolette, di Sicada, così che Barry possa riappropriarsi dei propri. E perdonate l'assonanza, la consonanza. Quindi una serie di cose che mi sono piaciute tutte quante. Non fosse stata per l'estrema velocità, che però per me conta tanto, avrei dato un voto veramente alto. Per me questo è tra 7 e mezzo e 8. Non dico con precisione quanto, perché verrebbe difficile, ma tra 7 e mezzo e 8. Ho detto veramente tutto quello che pensavo di questo episodio, spero di essere stato esaustivo e mi auguro che possiate scrivere in un commento cosa pensate voi della puntata, che possiate seguire il mio suggerimento di guardare i miei video su Kingdom Hearts, a cui tengo particolarmente. Grazie ancora, vi chiedo scusa per la velocità, per il non editing, ma sapete che sapete già la motivazione, non devo ripeterla, sempre i video di Kingdom Hearts. Noi ci vediamo con la recensione di Arro, a più presto.